Malattie emorragiche. Col termine di malattie emorragiche si definiscono le affezioni dovute a un'alterazione del normale processo di emostasi per una turba vasopiastrinica o della fase di coagulazione. In questo gruppo sono comprese la sindrome TAR, l'emofilia e la fibrinogenemia. La sindrome TAR è una rara forma di trombocitopenia a carattere familiare, trasmessa con eredità autosomica recessiva e dovuta a deficienza congenita di megacariociti. Si manifesta con una sindrome emorragica associata ad agenesia bilaterale del radio, combinata spesso con ipoplasia dell'ulna e difetti riduttivi dell'estremità, ma con pollice sempre presente. In un terzo dei casi esistono cardiopatie congenite. Possono associarsi altre anomalie, strabismo, micrognatia, malformazioni renali, nevi. Il sistema nervoso centrale può essere compromesso da emorragia. Nel 7% dei casi lo sviluppo mentale è ritardato. La statura è bassa. Nei primi anni di vita la prognosi è riservata. Il 40% dei casi muore per emorragie massive dell'apparato gastroenterico o del sistema nervoso. Le turbe ematologiche si riducono col passare del tempo e in età scolare il numero delle piastrine si è normalizzato. Quadro ematologico. Trombocitopenia, 8.000-40.000 piastrine, con aplasia o ipoplasia dei cariociti. Assenti nel 66% dei casi, diminuiti nel 12% e inattivati nel 12%. Anemia, leucocitosi, 14.000-96.000 globuli bianchi per millimetro cubo. Eosinofilia, 53%. Reazioni leucemoidi, 62%, specie durante episodi emorragici. Sindrome TAR, neonata. Peso grammi 2830, lunghezza centimetri 45,5, mano torta radiale bilaterale, numerose petecchie emorragiche, piastrinopenia, piastrine 44.000, melena e saltuari vomiti ematici. Nonostante numerose trasfusioni di sangue in toto e concentrato piastrinico, si osserva progressivo scadimento delle condizioni generali ed exitus a 5 mesi. All'ultimo controllo peso grammi 2370. Emofilia. Sotto il nome di emofilia si raccolgono alcune coagulopatie congenite dovute alla carenza di una delle proteine necessarie per la coagulazione del sangue. È un'affezione non rara, incidenza 1/10.000, di cui si distinguono alcune forme. La più frequente è l'emofilia A, la carenza del fattore 8, che rappresenta l'80% dei casi e costituisce, assieme all'emofilia B, la carenza del fattore 9, il 90-95% di tutte le coagulopatie. L'emofilia A e B è una malattia ereditaria gonosomica recessiva, i cui geni sono rispettivamente localizzati in XQ28 fattore 8 e XQ27.1 Q27.2 fattore 9. La trasmissione quindi è di tipo diagenico e la quasi totalità dei soggetti colpiti è costituita da maschi. Si hanno quindi le seguenti modalità di trasmissione. Primo, dall'unione di un uomo sano con una portatrice. Metà dei figli maschi sono emofilici e metà delle femmine sono portatrici. Secondo, dall'unione di un uomo emofilico con una donna sana, tutti i maschi nascono sani e tutte le femmine portatrici. Terzo, dall'unione di un uomo emofilico con una donna portatrice, metà dei figli maschi nascono sani e metà emofilici, mentre metà delle femmine nascono portatrici e metà emofilici.
Solitamente i primi segni insorgono verso la fine del primo anno, con la comparsa dell'eruzione dentaria, sanguinamento gengivale prolungato, e l'inizio della deambulazione, emartri ed ematome delle parti mobili, sanguinamento abnorme per piccole ferite. Non è infrequente l'ematuria. La sintomatologia è dominata dagli episodi di emartro nel primo decennio di vita e dalle alterazioni conseguenziali nei periodi successivi. La fenomenologia articolare dell'emofilia non trattata compare generalmente tra i 4-10 anni, raramente prima. L'emartro avviene per una causa traumatica anche lieve o addirittura in occasione di movimenti abituali e si appalesa con la rapida comparsa di un'atomefazione dolorosa dell'articolazione interessata. L'atomefazione non tende a regredire spontaneamente e viene complicata da una contrattura muscolare. Al primo episodio seguono altri, con un progressivo peggioramento della sintomatologia ed una sempre minore ripresa funzionale. Nei casi inveterati, anche in assenza di nuovi episodi emorragici, l'articolazione rimane tumefatta, l'articolarità è ridotta e l'ipotrofia muscolare marcata. Nell'arto inferiore, il distretto più colpito è il ginocchio, 35%. Nel quale si instaurano contratture in flessione cui il paziente cerca di ovviare con l'equinismo del piede. Segue la tibia tarsica col 20% e a distanza l'anca, 3%. Sono frequenti le dismetrie degli arti inferiori, dovute ad un iperallungamento iniziale cui può seguire il fenomeno opposto con arresto della crescita longitudinale. Nell'arto superiore il gomito è frequentemente interessato, 33%, anche bilateralmente, mentre spalle e polso sono colpite nel 4-5% dei casi. Quadro radiologico. Il quadro radiologico risulta dalla diversa combinazione di lesioni chiamate elementari, e precisamente, primo, aumento della densità delle parti molli, dovuto all'ispessimento della sinoviale carica di detriti ematici contenenti ferro. Secondo, alterazioni della rima articolare aumentata in presenza di versamento ematico e diminuita successivamente quando prevalgono i fenomeni degenerativi. Terzo, osteoporosi intensa con rarefazione trabeculare. Quarto, alterazioni dei nuclei epifisari che sono slargati. Quinto, irregolarità metafisaria, talvolta con saldatura precoce, tal'altra con presenza di strie trasversali. Sesto, allargamento della gola intercondilolia femorale negli emartri del ginocchio. Settimo, alterazioni dell'osso subcondrale con zone di sclerosi ed aree osteolitiche di tipo cistico. Ottavo, irregolarità del contorno articolare per erosioni ossee e microfratture in corrispondenza delle aree cistiche sottocondrali. Non, ossificazioni sottoperiostee generalmente presenti dopo numerosi episodi emorragici. Decimo, presenza di osteofiti marginali. Una descrizione a parte meritano le alterazioni radiologiche delle cisti simil tumorali, dovute ad emorragie intraossee che non devono essere confuse con le piccole cisti sottocondrali. Esse hanno sede metafisi diafisaria nelle ossa lunghe, femore e tibia. Nelle ossa piatte la sede di predilezione è nella squama iliaca. Possono consistere in una semplice usura corticale quando originano dalla muscolatura parosteale, oppure in lesioni intraossee ovalari che si accompagnano ad ampie osteolisi, con margini netti ma non addensati. Queste aree cistiche possono confluire tra loro, dando luogo ad estese distruzioni dell'osso. Manca qualsiasi reazione periostale. Emofilia. Membrana sinoviale in stadio iperplastico vascolare. Grosso villo con aumento delle formazioni basali ectasiche. Accentuata infiltrazione cellulare dello stroma del vido.
tessuto sinoviale in fase iperplastica, ectasia dei vasi con infiltrazione leucocitaria, piccole granulazioni corrispondenti a depositi emosiderinici. Emofilia. Bambino di 5 anni con emartro emofilico ulcerato al gomito destro. Questa eventualità è estremamente pericolosa. Infatti, per la scarsità delle difese organiche, qualsiasi lesione cutanea dell'emofilico che si infetti rappresenta una complicanza grave per la rapidità con cui l'infezione si estende e la difficoltà di vincerla con l'abituale terapia. Essa, in altri tempi, era l'inizio di una progressione che conduceva rapidamente ed inesorabilmente a morte. Ora, i moderni presidi terapeutici hanno mitigato tale prognosi, ma l'infezione rimane tuttora una complicanza temibile. Emofilia, ragazzo di 14 anni. Rarefazione dei capi articolari del gomito, con lisi cistoide e deformazione. Emofilia, giovane adulto, artropatia del gomito in esito di emartre recidivanti con riduzione dell'interlinea articolare e presenza di cisti ematica subcondrale nel condilo omerale esterno. Emofilia, bambino di 10 anni, rarefazione e irregolarità della rima articolare del gomito sinistro per emartro recidivante. Artropatia emofilica conclamata al ginocchio destro, con allargamento tipico della gola intercondiloidea, aree di osteolisi cistoide della rotula, rima articolare irregolarmente ristretta. Emofilia. Evoluzione di emartro al ginocchio destro nel primo anno di vita a 3 anni e a 10 anni. Inizialmente aumento dello spazio articolare e addensamento dei tessuti senza lesioni ossee. Successivamente riduzione progressiva dello spazio articolare e osteoporosi dei capi ossei. Quindi scomparsa quasi completa della rima articolare e calcificazioni capsulari. Emofilia, bambino di 6 anni, emartro recidivante al ginocchio sinistro, con osteoporosi diffusa e riduzione della rima articolare, assenza di lesioni ossee. Emofilia, voluminosa tumefazione della coscia sinistra, da ematoma similtumorale delle parti molli. Emartro emofilico al ginocchio destro. Emofilia. Ipotrofia muscolare degli arti inferiori con ginocchio destro in flessione e varismo. Piede destro in equinismo diretto per retrazione precipitale e piede sinistro in piatto valgismo con dita d'artiglio. Gravi alterazioni morfostrutturali dei capi articolari del ginocchio, subluxazione femoro-tibiale ed anchilosi femoro-rotulea. Emofilia, giovanetto, artropatia emofilica del ginocchio evoluta in gonartrosi, osteofitosi marginale, riduzione e parziale scomparsa della rima articolare, erosioni subcondrali, allargamento della gola intercondiloidea. Emofilia, giovanetto, artropatia emofilica dell'anca destra, evoluta in artrosi, con marcata riduzione dello spazio articolare. Emofilia, giovane adulto, artropatia emofilica dell'anca sinistra con ridotto spessore del nucleo epifisario e distacco parziale interarticolare simulante l'osteocondrosi dissacante. Emofilia, ragazzo di 16 anni,
osteolisi ovalare intraossea nella metafisi distale della tibia destra, a margini netti, non adensati, cisti simul timorale dell'osso. Prognosi. Nella prognosi dell'emofilia alcuni fattori sono molto importanti, in particolare la gravità della malattia, rappresentata dal tasso del fattore carente, la possibilità di instaurare un tempestivo ed adeguato trattamento terapeutico e l'eventuale presenza nell'organismo di inibitore della globulina antiemofilica somministrata terapeuticamente. In relazione al tasso di fattore antiemofilico, si distingue una forma grave, tasso inferiore all'1%, con emorragie spontanee. Una forma moderata, tasso tra 2 e 4%, con emorragie post-traumatiche. Una forma lieve, tasso tra 5 e 10%, con emorragie solo dopo traumi gravi o interventi chirurgici. Una forma minima, tasso inferiore al normale ma superiore al 10%, con decorso subclinico. Una complicanza temibile è rappresentata dalla cisti simil tumorale, che nelle forme ad inizio osseo può avere un decorso inizialmente asintomatico, ma successivamente si appalesa con dolore ed infine con tumefazioni progressivamente ingravescenti, alterazioni della cute ed ulcerazioni, con infezione subentrante. Terapia. Il trattamento con concentrati antiemofilici può essere profilattico o episodico. Il trattamento profilattico ha lo scopo di prevenire nei soggetti a rischio gli episodi emorragici, mantenendo il livello del fattore 8 al di sopra dei valori plasmatici minimi necessari per impedire sanguinamenti spontanei, e cioè tra il 2 e il 5%, mediante somministrazione del concentrato carente ad intervalli regolari in quantità ridotta. Il trattamento episodico è rivolto invece alla cura di una manifestazione emorragica in atto e tende, con la terapia sostitutiva, ad ottenere livelli plasmatici del fattore carente sufficienti a bloccare l'emorragia e ad evitare il rischio di una recidiva. Generalmente un livello ematico del 10-15% del fattore 8 e del 6-10% del fattore 9 sono sufficienti a bloccare il sanguinamento. Il trattamento dell'ematro emofilico in atto non si basa unicamente sulla somministrazione in dose unica ed adeguata del fattore carente, ma anche nell'evacuazione del versamento articolare. Quando, nonostante la terapia sostitutiva, l'ematro recidiva frequentemente, è possibile attuare un trattamento chirurgico tramite la sinoviectomia, in modo da sopprimere la causa locale dell'autoperpetuazione dell'ematro emofilico, oppure la sinoviortesi o sinoviolisi, cioè la distruzione della sinovia mediante mezzi radioisotopici o chimici. La fibrinogenemia è una sindrome emorragica da deficienza di fibrinogeno. Si manifesta già nei primi giorni di vita, sanguinamento del cordone ombelicale, e successivamente con tendenza alle emorragie cutanee o mucose e viscerali. Nel 6% dei casi esistono emorragie intraossee, che si manifestano clinicamente con dolori ossei e fratture, radiologicamente con la comparsa di formazioni cistiche multiple a contorni regolari e modesta sclerosi periferica a livello delle epifisi, delle metafisi, delle diafisi, delle ossa lunghe, talvolta anche delle coste e delle ali iliache. Anatomo patologicamente con rimaneggiamento dell'osso spongioso da parte di un'emorragia endoossea, riassorbimento dello stesso e formazione di una cavità endoossea a contenuto sieromatico, contornata da un guscio reattivo. Le formazioni cistiche tendono alla regressione progressiva. La terapia della malattia di base è trasfusionale. La malattia
si trasmette con eredità autosomica recessiva. Ha fibrinogenemia congenita. Ragazzo di 14 anni, genitori consanguini. Sindrome emorragica ad inizio neonatale, emorragia del cordone ombelicale, seguita da numerosi ematomi ed epistassi. A 5 anni emorragia meningea. A 12 anni dolore al braccio destro. Sul radiogramma lacune omerali. Allo studio completo dello scheletro, lesioni analoghe in altre sedi, omero controlaterale e femore. Ha fibrinogenemia congenita. Adulto, madre e due sorelle affette. Ripetuti episodi emorragici, spontanei o traumatici. A 31 anni, comparsa di emorragie policistiche sottoperiostee all'ilio destro, progressivamente ingravescenti. A 43 anni, cisti emorragiche uniloculari alla metafisi superiore del femore bilateralmente. Decesso a 43 anni per emorragia cerebrale.